sono io che ringrazio Aldo per diverse ragioni, ma intanto per avermi proposto di fare l'introduzione, di scrivere alcuni pensieri su questo libro, sui quartieri che conosco, in cui sono cresciuto, ho fatto politica. E devo dire che mi ha dato un riconoscimento questa cosa importante, per questo mi sono impegnato a cercare di fare una cosa fatta bene, se no non avrei accettato. Ma soprattutto lo ringrazio perché io penso che questo libro, come altri di Aldo, sia un atto d'amore nei confronti di questa zona, di questi quartieri, li racconta bene, li racconta orgoglioso, con orgoglio, e chiedendo che ci sia orgoglio in questi quartieri per la storia che si è vissuta. Io non voglio dire molte cose, però ci sono due cose che credo vadano sottolineate. La prima è questa: noi viviamo in una città in cui molto spesso, ancora troppo spesso, un po' con l'accetta, però la città è divisa in centro e periferia. Troppo spesso la voce periferia viene associata a degrado, città di serie B, una città che esiste in funzione del centro. Questo libro racconta un'altra storia, racconta che questi quartieri hanno una loro storia, hanno prodotto negli anni esperienze importanti dal punto di vista artistico, dal punto di vista culturale, hanno una storia legata a chi ha vissuto in questi quartieri che allora erano addirittura dei comuni. C'è una storia specifica in questi quartieri per quello che riguarda le fabbriche, per quello che riguarda la casa, per quello che riguarda anche la resistenza. E io credo che sia giusto quindi raccontare, per dire che Milano, e sarà ancora di più la città metropolitana, se vuole avere un'identità la deve cercare mettendo insieme tutti i pezzi, e che sia un'identità forte è anche perché i quartieri della periferia, tanti quartieri della periferia che non devono e non possono essere associati solo al degrado, hanno una storia importante che forma complessivamente la storia della città. Ci tengo a dire questo perché davvero troppo spesso anche noi siamo abituati a ragionare delle periferie solo in termini negativi. Quando anche in questi giorni, facendo la campagna elettorale per le primarie, troppo spesso si parla, c'è il problema delle periferie, no? Non c'è il problema delle periferie, c'è il problema di alcuni quartieri degradati, di alcuni pezzi, ma le periferie sono anche una ricchezza di questa città, e questo libro in qualche modo lo testimonia, che non sono dei pezzi attaccati, cioè sono una parte fondante e fondamentale della città. E tanto più questi quartieri di cui parliamo, perché qui, ed è la seconda cosa che voglio dire, qui c'è un'esperienza in quasi tutti i quartieri che ci fa dire una cosa: questa è una parte di Milano che ha avuto un gran numero di trasformazioni e che di fronte alle trasformazioni ha sempre dato risposte che in qualche modo sono diventate anche esemplari, o comunque tutte risposte innovative. C'è un pezzo del libro che racconta di come si è affrontato il problema della casa. Questi sono i quartieri in cui si sono costituite
le cooperative, in cui ci si è messi insieme per garantire la possibilità di avere case accessibili ai lavoratori e agli operai. E ancora oggi questi sono i quartieri in cui ci sono cooperative a proprietà indivisa, che non è una cosa che c'è ovunque. La cooperativa a proprietà indivisa c'è a Niguarda, qui, e c'è a Torino qualcosa e qualcosa a Ferrara, ma queste sono esperienze, cioè si è data una risposta originale e innovativa, e oggi molti di questi quartieri sono segnati dalla presenza della cooperazione, che a propria volta ha saputo crescere, modificarsi, assumere un ruolo che andasse oltre il dare un'opportunità abitativa, ma è diventato un soggetto capace di dare servizi non solo ai propri soci ma complessivamente alla città, il teatro della cooperativa piuttosto che i servizi che le cooperative mettono a disposizione vanno in questo senso. Ancora, questa è la zona che insieme a Sesto, al nord di Milano, ha più risentito della trasformazione economica. Queste erano zone, qui ci c'erano di Cocca, la Pirelli, la Parc, la Breda, cioè, questa era la zona delle grandi fabbriche. E questa è la zona che per prima ha risposto alla chiusura delle grandi fabbriche, ha progettato sulla chiusura delle grandi fabbriche. I quartieri di cui si parla Aldo e i quartieri della zona 9 sono i quartieri in cui al posto delle fabbriche oggi ci sono due grandi università, il Politecnico e l'Università Statale di Bicocca. Il Politecnico diventa anche opportunità culturale per la città, quindi l'area espositiva o altro. Un altro pezzo è diventato un grande parco, il più bel parco urbano d'Europa, che è il Parco Nord. Io credo che ci sia, anche da questo punto di vista, da essere orgogliosi di come questa zona abbia saputo reggere l'impatto di trasformazioni così, così grandi, cambiando sicuramente anche la dimensione sociale, ma non devastando, nel senso, questa è anche una zona, questi sono anche quartieri in cui, grazie alla cooperazione, grazie a tante altre cose, però c'è un tessuto associativo, come dimostra anche questa serata, un tessuto associativo, partecipativo, di convivenza forte, forse anche perché c'è la storia alle spalle di cui si parla in questo libro, e ripeto, una storia che va valorizzata e andrà valorizzata anche dentro il processo di costruzione della città metropolitana. Cioè, se vogliamo che la città metropolitana, anche questa, non sia solo un assemblaggio di pezzi, un fatto burocratico, un passaggio che ci serve ad affrontare meglio qualche problema, è una cosa importante, però il trasporto, ma se vogliamo che la città metropolitana abbia un'identità, io credo che debba essere consapevole e coerente di tutte le storie che l'andranno a comporre, perché poi una milanesità esiste e la milanesità si è formata e si forma anche dentro le storie di questi quartieri che in questo libro non sono gli unici quartieri, se non voglio fare troppo il campanilista, però in questi quartieri c'è una storia forte che io credo vada giustamente valorizzata. Io ho imparato cose da questo, leggendo negozi, e poi leggendo, ho imparato cose che non sapevo, su quanto fermento, per esempio, culturale c'era, ci fosse, sapevo bene delle storie, del momento operaio, sapevo bene delle storie della resistenza legate a questi quartieri, sapevo, conoscevo molto meno il fermento culturale che c'era in questo quartiere. Ora lo so, è un elemento che si aggiunge in più alla riflessione che c'è stata fatta. Grazie.